mandando in missione a Megisti, un'isola sperduta dell'Egeo, la più piccola, la più lontana. Importanza strategica, zero. Era una missione OC, osservazione e collegamento. Dovevamo occuparla e segnalare eventuali avvistamenti. Mi avevano affidato un gruppo di uomini presi qua e là, superstiti di battaglie perdute, sbandati di reggimenti sfasciati. Un plotone di richiamati, come me, sopravvissuti per caso. Eliseo Strazzabosco era il mulattiere, gran camminatore, tipo un po' strano. Aveva fatto tutta la guerra con la sua Silvana. Era del suo paese, le voleva bene come una persona. Anzi, di più. Strazzabosco! Dolce l'uva, eh? Viaggio di nozze in nave, isola dell'Egeo. Mi sa che stasera... Fai finta che non hai sentito niente. Non diamogli soddisfazione. C'erano i fratelli Munaron, Libero e Felice. Due bravi ragazzi, due montanari che non avevano mai visto il mare. E poi c'erano Lorusso e Colasanti. E che niente, Pedro? Lorusso aveva fatto la campagna d'Africa e si era guadagnato i gradi di sergente maggiore. Chissà cosa sarebbe diventato finita la guerra. Colasanti era il mattonista e viveva all'ombra del sergente, praticamente in simbiosi. Poi c'era Corrado Noventa, il disertore. Era già scappato varie volte. Voleva tornare a casa perché sua moglie aspettava un bambino. L'ultima volta l'avevano beccato al confine tra Albania e Jugoslavia, mentre tentava di tornare in Italia a piedi. Il mio attendente si chiamava Antonio Farina. Si era molto affezionato a me, sempre pronto ad ogni ordine. A volte preveniva anche i miei pensieri. Quanto manca, signor tenente? Poco. Ci sarà da sparare? Speriamo di no. Avevamo tutti più o meno quell'età in cui non hai ancora deciso se mettere su famiglia o perderti per il mondo. Signor tenente, quanto tempo ci dobbiamo rimanere qui? 4 mesi. Minchia! Silvana, non facciamo casino, eh? Non farmi far figure col sergente. Calma, rilassati, dai, rilassati. Su, segui il ritmo del respiro. Ti stacco. Ciao, bene. No, no, cos'è quella faccia? È male? Lo sappiamo nuotare. A casa la Grecia esporta asini in tutto il mondo. Mio tenente, ce le mettiamo subito le maschere antigas? No, ma che maschera, dai. Allora che cosa l'abbiamo portato a fare tutta sta roba? Signor tenente, si è azzoppata. Come si è azzoppata? E come si è azzoppata? Nello sbarco. Signor tenente, cosa c'è scritto là? E Ellas Einei Otafos. La Grecia è la tomba Tony Talon. Scusi, Tony Talon cosa vuol dire? Ragazzi, allora, ora tutti uniti, avanziamo piano piano verso il paese. Occhi aperti, mi raccomando. Strazza chiude la fila, Colasanti nel mezzo perché non voglio che succeda qualcosa alla radio. Appena arrivati sopra, troviamo un posto per fare la base. Tutto chiaro? Sì, tutto è chiaro, ma Tony Talò cosa vuol dire? Degli italiani. Cioè, come viene? La Grecia è la tomba degli italiani.
faccio una testa, è caldo, eh? Allora, nessuna obiezione. Vado io. Stavolta tutti d'accordo siamo. Cazzo di nessuno. In questo paese non c'è nessuno. Visto, sono Farina, sono Farina, mi avete quasi ammazzato, scusa. Vabbè, abbiamo sentito un colpo. Sentito Farina, sparare, Farina. Abbiamo sparato. Ma che cazzo succede? Chi ha sparato? Ma come ha sparato? Farina, abbiamo sentito un colpo. Abbiamo sentito sparare. Ma dovevamo fare? Sono sparato per primo, io pensavo che fosse un colpo, per forza. Un attimo, signor tenente, io ho seguito la cosa. Farina è stato aggredito da un pollo e ha reagito giustamente, secondo me. La truppa presa, cioè il fattore sorpresa ha giocato un ruolo. Hanno sparato, siamo stati aggrediti dei polli greci. Ragazzi, non facciamo cazzate, non stiamo scherzando. Potevate ammazzarlo. Vabbè, non era una grande perdita, voglio dire, Farina. Dai, su, su, non giocare. No, sto scherzando, se tenete, voglio dire, è andata bene, no? Meglio un pollo morto che un soldato. Era giusto per tenere su un minimo il morale della truppa. Siete proprio dei deficienti. Quattro invece, quattro invece. Allora, la figura così che scusa, conoscente. No. Non ho fatto posto, mi sei entrato in traiettoria. Non avevo caldo. Ma dove sono andati tutti? Stavolta mi puzza. Questa volta mi puzza proprio. Mi ricordo una situazione analoga che mi è capitata in Africa. Perché? Cos'era successo? Niente. Mi è uscita una pattuglia in perlustrazione, no? Mi trova un villaggio deserto e mi si ferma a dormire nelle capanne. E allora? Alla mattina abbiamo trovato solo le ossa, ecco. Di chi? Di chi? Della pattuglia. Mangiati. Tutti. Selvaggi. Ma che bischierate racconti, lo russo? Bischierate, signor tenente, bischierate. Devo esserci. Vabbè, ma qui mica siamo in Africa, no? I cannibali non dovrebbero esserci. Cosa ne sai tu? Cosa sai tu di cosa mangiano i greci? Qui monastero, Savoia, rispondete, passo. Qui monastero, se mi sentite, rispondete, passo. Allora, Strazzabosco, come sta? Le fa male la zampa. Qui monastero, Savoia, se mi sentite, passo. Bandiera issata, signor tenente. Qui monastero, Savoia, rispondete, passo. Secondo me sono scappati quando ci hanno visto arrivare. Lo avete notato, non c'è neanche una barca. Qui monastero, Savoia, rispondete, passo. Secondo me invece si sono rifugiati in montagna. Vi aspettano la notte per attaccarci. È un classico.
Qui monastero, Savoia, se mi sentite rispondete, passo. Vabbè ragazzi, intanto stiamo qua. Tu li riguardi ogni 3 ore, occhi ben aperti. Ecco, sostenente, ci siamo. Pronto? Qui monastero. Pronto, Garibaldi, mi sentite? Garibaldi, passo. Missione portata a termine. Nessuna perdita, nessun contatto col nemico. La situazione è sotto controllo, attendiamo nuovi ordini, passo. Precedenza assoluta su precedenza assoluta. Ordine superiore di Supermarina. Siamo in missione. Da questo momento inizia il silenzio radio. Passo e chiudo. La senti? La senti? Oh! Allora? Niente. Oh ragazzi, quando incontriamo i greci comportiamoci bene, perché qua cannibali non ce ne sono, però un soldato che hanno preso a rubare dell'olio l'hanno attaccato per i piedi a una trave e l'olio gliel'hanno infilato nel culo, bollente. Com'è il culo? Con l'imbuto. Ah, diavolo porco. Così ci affossa il morale della truppa. No, lo dico perché non facciate mischerate. Cioè, passami il pollo, va. Ma tu che lavoro facevi prima? Disoccupato. Ho studiato, Non da disoccupato. Ho fatto l'avviamento. Poi ho smesso. Tu? Maestro di sci. Non dire niente. Dice? Vedi niente? Neanch'io. Libero, guarda. Ostia. Esprimi un desiderio. Speriamo che torniamo tutti a casa. Eh già, speriamo. Vive sperando, muore cagando. Lo russo, isoletto dell'Egeo che non conta un cazzo, 1941. Sono anche un autore. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, sì. Si fa la guardia. Ma vaffanculo, strazzabosco. Lo sai che se ti vedono la sigaretta ti possono colpire qua in mezzo alla fronte? Cos'è che fumi? Milit. Dai, ciao, fai fare un tiro. Ho messo paura, Che è successo? Guarda. Allarmi! Sveglia! Libero! Allarmi! Chi ha gridato? Diavolo porco! Lo sparino, si è già dato l'allarme. Dai, muoviti! Tutti i sentieri, veloci! Forza, ragazzi! Dai! Andiamo! Stanno attaccando. Guardate là.
Stiamo facendo il culo così, eh? Signor tenente, ci stiamo mettendo sotto, eh? Qualcosa mi ha molto disturbato, tenente. Ecco, tenente, ci siamo. Allora cosa dicono? Aspetta. Contact with enemy affected. I nostri cosa dicono? Dove sono? No. Aspetta, non capisco. Ma sono inglesi, parlano inglese, no? Sì, sono inglesi, sì. Ti fai sapere anche a noi? Signor tenente, ci dice cosa succede anche a noi o no? Lo russo, non lo so, scusa, non lo so. Ma come non lo so? E cosa facciamo noi allora? Ragazzi, io non lo so. Non lo so. Qui ho capito, va? Allora, tutti i vostri posti, massima allerta. Vi voglio tutti effettivi, niente turni. Gli inglesi possono sbarcare da un momento all'altro, è chiaro? Muoversi, veloci! Tu sì, va, sta buona qua, eh? Che pericoloso. Ancora. Sì. Dai, dai! Alto là! Chi va là? Sono io, lo russo! Parola d'ordine! Sono io, ho detto! Farsi riconoscere, parola d'ordine! Ti ho detto che sono io, lo russo! Parola d'ordine o spariamo! Oh! Vabbè, Savoia o morte? Va bene, sergente. Lei può avanzare. Va bene un cazzo. Contro parola d'ordine. Memento audere semper. No, sbagliato. Come sbagliato? Folgore! No! No, quella sei di ieri. Pizza margherita! Sì, quattro stagioni adesso. È regina margherita! Oh, regina. Va bene, noi dovremo spezzare le reni alla Grecia con questi quattro deficienti qua. Voi domani siete tutti consegnati, è chiaro? Ma cagare! Chi è stato? Chi è stato? Venga fuori chi è stato, vigliacchi! Questo qua so chi è, questo qua l'ho riconosciuto! Faccia di culo! Non sono stato io, no! Non sono stato io? Non sono stato io? Due giorni di consegna a tutti e quattro le facce di culo! È chiaro? Vabbè, però, allora, silenzio! Sono in inglese, lo sai. Alto là, chi va là? Parola d'ordine! Fatevi riconoscere, lo sparo! Che lo tenete, se lei lo dica! Là! Sparate! Altro sparate! No! No! Silvana! La mia Silvana! La Silvana, ragazzi, ma... io avevo dato degli ordini precisi, scusa. Sergente, lei ha detto di sparare, noi abbiamo solo obbedito. No, io ho detto, altro che vi là. Lei ha detto l'ordine di sparare. Si faccia riconoscere, sparo. Stiamo calmi, per favore, stiamo calmi. Cosa succede? Signor tenente, scusi. Io ho detto, si faccia riconoscere lo sparo. Questi qua hanno fatto partire il colpo. Strazza, mi dispiace, non è stata colpa nostra. Bastardi! Strazza! Stasera con l'asina! Con che cosa la portiamo ora la roba? Ah! Oh!
radio. Si impara. È proprio rotta. Non lo so, non lo so. Vabbè, si potrà aggiustare. Non lo so. Ma come non lo so? Come non lo so? Ho detto non lo so. Ma come? Era la cosa che ci interessava di più. La cosa che dovevamo tenere in perfetta efficienza. Eravamo legati a questa radio e ce l'ha spagato quel deficiente del Montanaro. Sergente, non gridi. Cosa c'entra prendersela con lui adesso? L'importante è piuttosto mantenere la calma. Ma mantenere la calma un cazzo, scusa. Calmi. Ma no, non stiamo calmi. Siamo tagliati fuori dal conflitto bellico. Come comunichiamo con l'esterno? Con i segnali di fumo? Ma mia, si fa. Minimo di grinta, cantare con un minimo di grinta, dai, forza, dai, anche tu, acciugone, mi sembri un'anguilla morta, ma cerca di tirar fuori i maroni, ma dove ce li hai i maroni? Un minimo! Parama, 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 pa, 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 pa! Non c'è niente. Ragazzi, voi dovete stare qui. Incarico OC, osservazione e collegamento. Appena avvistate una nave, mandate razzi di segnalazione. Però dalla nostra parte, dalla parte. È chiaro. Poi fra 2 o 3 giorni vi manderò un cambio. Non si preoccupi per noi, signor tenente. Noi non abbiamo tanta facilità col mare. Se non c'è obbligo del cambio, noi restiamo qui. E veniamo noi a prendere le provviste. Contenti voi. Grazie, grazie, signor tenente. Signor tenente, un attimo. Marò. Incarico C documentato. Isola infame. Un'isola fantasma, non c'è nessuno. La radio? Sono novità. L'ho già montata e rismontata 3 volte, ma non c'è niente da fare, tenente. Mi sono permesso di metterlo in cucina, insomma, siccome stava a cuoco sulle navi, fa un capitone in umido. Lo tenete? Eh? Cioè, fa un capitone in umido. Bravo, bravo, fatto bene. Bravo. Sono un po' preoccupato per i ragazzi perché sono un po' non succede niente, voglio dire, poi li vedo, c'è Strazzaboschi soprattutto che sempre solo, schivo, è morta anche Silvana adesso, sai che è frocio, niente di male, voglio dire, c'è un dispaccio governativo che parla chiaro, che pesanti sanzioni. Perché?
perché sta con i soldati, con il suo fratello, vive con gli uomini, voglio dire. Allora anche Alessandro Magno era un grande guerriero, eppure... Una mamma anche Alessandro Magno? Certo. Allora voglio dire, una roba di antichi greci, robe successe decine e decine di anni fa. No, poi non è che, mica me lo invento, sentite, qui c'è di spazio circoscrivere e bloccare il fenomeno omosessuale sul nascere, reprimere e punire i rapporti omoerotici tra la truppa. Carta canta, non è che lo dico io. Vabbè, allora inventiamoci qualcosa per tenere alto il morale della truppa. Si potrebbe far scavare una bella trincea. E che serve? Niente, cioè la scavano, poi la ricoprono. Dai, poi si demoralizzano. Facciamo un simulacro d'attacco con questo canto. Vabbè, signor Tenente, se non le va bene niente, cosa devo fare, insomma? Piattere sull'ambiente, no? Vabbè, senti, Lo Russo, pensaci te, va bene? Ora scusatemi però perché devo redigere il diario militare. Scusa, Scusi, ma se io stava... Non succede niente, lui redige. Cosa scriverà? Marina, ma sei sposato? No. La fidanzata ce l'hai? No. Vabbè, ci sarà qualcuno che ti aspetta a casa. I miei sono morti quando ero piccolo. Non li ho mai conosciuti. C'è bello qua, eh? Insomma. Beh, sai, questo può sembrare anche un posto arido, un posto da pecorai, però qui... 2500 anni fa, prima di Roma, c'era una civiltà bellissima. C'erano poeti, filosofi, guerrieri, divinità. Tutti noi discendiamo da qui in qualche modo. Anche tu, se vuoi cercare delle origini, qui le puoi trovare. Capito? Ti piacciono le poesie? Dipende. Guarda, queste le hanno scritte 7 secoli prima di Cristo. Sai leggere? In greco no. C'è la traduzione accanto. Dormono i vertici dei monti e i baratri, le balze e le forre, e le creature della terra bruna, Maria, e le fiere che ai monti s'acquattano. Amore mio, non riuscirà a fermarmi. Attraverserò il mare. Senza di te non vivo più. Dormono le famiglie degli uccelli, fermo, palpito, d'ali.
io sto bene anche da solo. Se più sono solo, più sto bene. Pensa invece che io da bambino avevo paura del buio e del vuoto. Se poi c'era una stanza vuota, buia, quello era il massimo. E poi c'era anche un vampiro, anche i serpenti, anche lo strapiombo. Hanno tutte le paure, quelle classiche, queste qua. Ma invece a me mi mette ansia qua l'isola, questa. Qui c'è un silenzio, ma non è un silenzio, uno dice adesso voglio stare inseguito, anche se non vuoi c'è silenzio per forza, sei tagliato fuori, è l'isola, è così, siamo qua. Qui siamo tagliati fuori dall'umanità, ragazzi, qui i nostri stanno facendoli un culo così, i russi, ragazzi, sono già a Mosca con la vodka, con le donne, con il caviale, noi siamo qua, voglio dire, ma è meglio essere qua o in mezzo alla battaglia? Proprio nel mezzo. Devo stare ai margini della battaglia, anche un compromesso, o se stai nella battaglia ci stai, non puoi stare di fianco alla battaglia, cos'è? Allora detto va. C'è gente? Cosa c'è? Buonanotte. Va a cagare, va. Sono dappertutto, tanti, ma sono inglesi. No, ho cercato di catturarne qualcuno, ma sono scappati, scomparsi. Ma chi sono? Bambini. Vecchi, donne e bambini, in tutto. Potrebbe trattarsi di un'imboscata. Ricordo la scena analoga in Spagna. Sì, va bene. E ancora, dai. Va bene allora, Dopo non dite... Signora, buongiorno. Gli uomini, i soldati, dove sono? Puine y Andres. Papà. C'è ancora il papà. Thank you.
Egos, eimi, strategos, italicos. Parla pure italiano. Sono stato 20 anni a Rodi. Ah. Italiani, greci, mia faccia, mia razza. Una faccia, una razza. Senta padre, ma dove eravate? Come mai non c'era nessuno quando siamo arrivati qua? Qui prima di voi c'erano tedeschi. Hanno distrutto tutte le case, affondato le barche. Tutti gli uomini via, deportati. Quando abbiamo visto vostra nave, abbiamo pensato che erano tornati. Allora noi nascosti. Ma io conosco bene gli italiani. Non ci piacciono stranieri nella nostra patria, ma fra due mali, meglio male minore. Guardi padre, le posso assicurare che cercheremo di darvi il minor disturbo possibile. Ah, io vi consiglio di andare a casa del sindaco. Starete più comodi. Vieni, tu, dove vai? Aspetta, amici, amici, amici. Aspetta, vieni. Oh, dove vai? Vieni qua. Ehi, quando gli pare lui, perché da che mondo è mondo il sergente è una persona che urla, è chiaro? È chiaro? Buona mano. Sono solo un dilettante. È che questo signore mi ricorda l'immagine di Omero che c'era sui libri di scuola. Sa padre che questa è la prima volta che vado via da casa e mi sento proprio bene. Lei è strano, sa? Non sembra neanche un militare. Sono di complemento, mi hanno richiamato. Da borghese insegno al ginnasio. Dascalo sto gimnasio. Giusto, no? Oh, giusto, giusto. La Grecia l'ho studiata sui libri. Iliade, l'Odissea, i lirici. Insegna a scuola, però non ci sono mai stato perché col mio stipendio. Chissà, magari questo è un segno del destino. Forse le chiedo troppo, però lei ha visto nostra chiesa? È molto rovinata. Se la sentirebbe di dipingere le pareti? Sarei onorato, però non credo di essere in grado. Sa, un affresco... Ma certo che è in grado! Gratis, naturalmente.
trovato dei peperoni che sono grossi così. Bravo. Ma per il suo mal di schiena poi gli sistemo l'asse di legno sotto il letto. Alto anche lavorando un pezzo di tomaia, così lo sistemo. Aia! Stai attento! La tomaia! Come li fai i peperoni? Perché? Sergente! C'è una venta. Indovini cosa ho detto anch'io. Una lettera? Sì. A mia moglie. Bravo. Gliela lascio lei? Sì, se la lasciala qui che te la spedisco io. Mi raccomando, questa ci tengo. Quanto ci metterà? E come le altre. Non ho messo il francobollo. No, non c'è problema. Vai la lettera. Grazie, Ciao. Hai visto il tenente? No. Il tenente non c'è. No, non l'ho visto. Tu l'hai visto? No. C'è una donna qua fuori che vorrebbe parlare col comandante. Il tenente non c'è. Tenente succhia fresca, noi qua il caldo e lui succhia fresca. Allora la faccio passare? Se vuoi parlare col comandante deve entrare, se no sta fuori e non parla. Lo russo, bellissima, è bellissima. E lei? Buongiorno. Sei tu capitano? Sì, sono io. Ego Vasilisa. Vasilisa. Vasilisa? Sì. Bellissimo nome. Io sono lo russo, Nicola. Io parlare per Dugliamo. Non conosco Dugliamo, mi spiace. No, sì. Ergassia, capisci? Conosciamo certo Ergassia, Dugliamo Ergassia. Come si chiama? Lavoro. Lavoro. Al lavoro. Volere parlare per lavoro. E che lavoro fare? Io sono puta. Puta che in greco... Una puttana. Per piacere! Sì, bravo. Puttana. Bravo, bravo. No, dicevo, per piacere, c'è modo e modo di dire il concetto resta quello. Può interessare? Io devo dare un'occhiatina al regolamento perché sa, noi siamo molto, molto... Però può interessare. Va bene. E dove, diciamo così, professare? Cioè dove... Dove si esibisce nelle sue manifestazioni la casa? Mia casa. Sua casa. Casa Giura. A Giura. Lunedì, martedì, mercoledì. Giovedì riposo, venerdì, sabato doppio, turno, domenica riposo, è chiaro? Perché non facciamo un giorno sì, un giorno no? Perché ho deciso così e resta così. Decidi anche l'ordine? No, l'ordine è in base alle anzianità e al grado. Quindi primo io. Quindi primo il tenente. No, il tenente non va con le puttane, quindi primo io. Secondo Colassanti, terzo 90, quarto Strazzabosco e quinto il piccolo Farina. I due fratellini? Cazzarola in Munaro. Fatti tuoi. Urge volontario per salire a chiamare su in cima alla montagna i due fratelli. Non trovandosi il volontario, i due fratelli restano dove sono. Oh, è scritto. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle
scintillano. Sergente! Grazie, caro. Dimmi che illusione non è. L'ho massacrata. Dimmi che sei tutto per me. Per tutti a leggere le poesie, canta, no? Che ti passa la paura. Qui sul tuo cuore non soffro più. Ciao. Vasilissa? Vasilissa? Signorina Vasilissa? Ha sparato in Murano. Farina, vai a chiamare il tenente. Poi prendete le armi, tutti i civili a casa. Sta arrivando l'invico, presto, presto, dai. Presto. Allora, cosa sono, inglesi? Non si vede ancora nessuno qui. Sì, sì, signor tenente. Abbiamo avvistato imbarcazione battente bandiera rossa. Minchia, i russi! Non era proprio russa. No, russa. Aveva... Ha presente un po' quella dei turchi. Turca. I turchi sono con noi contro noi. Boh. Ma che tipo di imbarcazione era? Direi un peschereccio, signor tenente. Una nave da pesca? Sì, sì, E voi date l'allarme per una barca di pescatori? Signor tenente, noi avevamo l'ordine di avvistare tutto. Bravi, bravi. Al tempo, Cola. Potrebbe trattarsi anche di una spia. Sì, eccolo. Italiani, turchi! Una faccia, una razza! Secondo me non è solo tabacco. Dite quello che volete, c'è qualcos'altro dentro. Non è solo tabacco.
dell'oblio, come nell'Odissea. Odissea! Buono, salda. Senti, ma te hai anche altra roba? Occhio. Cosh. No. Tappeti, cose di questo genere. No, tappeto. Ma vedete, ma se lo tenete, tappeti, cash, opium, che ce frega? Questo qua non sa niente. Ma cosa sta succedendo? Cosa succedere? Dove? Come dove? In Italia, in Europa? Non so. Come non so? Voglio dire, Mussolini, Hitler, la Germania. Non so. Che non so? Non so. Ma da dove vieni tu? Da dove venire? Cash, Antalya, Fittie. No guerra. Requisiamogli la barca. Perché? Come perché? Per andare a Rodi, per tornare in Italia, per andare dove succede qualche cosa, no? Ma tu ci tieni davvero tanto? Come ci tieni tanto? Ma signor tenente, ma siamo qua, in un posto sperduto di Dio, non sappiamo neanche da quanto tempo, non sappiamo cosa succede in giro, non avete un minimo di curiosità? Io dico, diavolo porco, torniamo in prima linea, torniamo dove succede qualcosa, vi ripeto! Allora, votazione. Chi è d'accordo col sergente per acquisire la barca al povero Aziz, affrontando un viaggio per andare a Rodi pericolosissimo di due giorni, senza peraltro avere la certezza di arrivare, alzi la mano. Bene, ora che invece vuole restare, alzi la mano. Allora, io non voto per non far pesare il mio grado. Si rimane. Ma che votazione è? Ti tocca restare nell'isola dell'oblio. Fumatelo un po' di oblio, va? Vabbè, comunque è una votazione falsata. Fai girare. Lucio, cosa c'entra il pollo con l'oblio? Cosa c'entra? Pollo qua con l'oblio, con le dita. Ti mangi il pollo con le. Secondo me, ragazzi, questa roba qua in Italia se ci fosse in questo periodo non sarebbe permessa. Perché? Come perché? Col fascismo tutte le cose buone sono proibite. Secondo te il peratore la rende lecita questa? Chi? L'ovetta? Qual è l'ovetta? Pelatone. Per gente lo russo! Gli ordini! Allora niente turni di guardia effettivi, soia di Avropanca! Non sono assolutamente d'accordo con l'atteggiamento lassista e rilassato che si è diffuso fra voi. Essendo un compagno non posso non andare con la corrente, cioè non posso schierarmi contro il volere della maggioranza, diciamo. Capisco anche il vostro atteggiamento di ribellione nei confronti delle autorità dovuto a una assoluta latitanza dello Stato. Ma che cazzo stai dicendo, russo? Ma stai dicendo? Sto dicendo quello che sto dicendo. Io mi sento anch'io abbandonato dalla mia patria, dall'Italia, e non me ne frega un cazzo. Ci hanno lasciati qua e noi qua ci stiamo. Ci hanno detto arrangiatevi e noi ci arrangiamo. Stavo dicendo, zio. Nonzo. Tu sempre nonzo. Tutto nonzo.
cava, Ziz. Amico, Ziz, cosa fai? No, portami a casa, voglio, portami via con te, voglio... Amici, Italia, Turchia, una faccia, una... Tutto ce l'ho rubato! Tutto! E adesso cosa facciamo? Rimaniamo qua come quattro fessi sull'isola? Mai fidarsi dei turchi. Che cazzo ridi, prete? Non avevo più neanche un'arma. Come facciamo a presidiare l'isola? Potevi dircelo prima, no? Venite con me. Venite con me. Yorgo, egoime! Yorgo! Ebbene, papà! Armi, le abbiamo sempre avute. A noi amici, no? Così. Ti vergogni? Qual è la cosa più bella sopra la terra bruna? Uno dice una torma di cavalieri, uno di fanti, uno di navi. Io colei che si ama. E poi va avanti. L'ha scritta un poeta greco più di 2500 anni fa, pensa. Sì, ma perché non vuoi fare l'amore con me? Perché? Io non l'ho mai fatto. Mai? Però io vorrei che la prima volta fosse fatto per amore. Amore, veramente, capisci? La vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se poi conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Un puntino nell'universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua, si vivrebbe meglio, no? Ella! Andiamo, Dai, vai te prima, no, dai. No, vai prima te. No, vai prima te, dai. Allora io non ci vado, Oh, sai cosa diceva sempre papà? Se proprio c'è il bisogno, galleggi anche su una merda. Vuoi vedere lui. Pronto? Uno, due, tre! Non sono male!
Silissa, ma questo? Il mio. Ci fa un fucile nella tua cucina? Per i nemici. Posso chiederti una cosa? Cosa? È da molto tempo che io volevo chiederti... No, no, niente, niente. Dai! Dai! Ma com'è che tu fai la... Com'è che tu fai la... La matana? Mia mamma non tanto. Mia nonna una puttana. Mia sorella è una puttana. Logico, eh? Logico, logico. Ma tu prima cosa facevi? Dov'eri? Com'è che sei arrivata qui? Qui? Sì. In Atene lavoro con gli hermanos. Gli hermanos mi hanno portato qui. Sono andati via. E sono rimasta. Fine. E ti piace qui? Vuoi rimanere? Sì. Va bene qui. Per adesso. Ma tu farai... Tu farai sempre, sempre, sempre la... La... La puttana? No. Non lo so. Magari apri una taverna. Questo è un massacro! Ma non gli ho fatto niente! Non gli ho fatto niente! Tenente, vado a fare il culo! Vado a fare il culo, tenente! Ma fai il culo, tenente! Sei grato! Fai il culo, tenente! Allora, è il rigore! Ha due patti! Uno, che lo batti tu! Bene! Secondo, che lo paro io! Di fiducia che lo paro forte! Dai, Nasino! Sto ipnotizzando, Nasino! Vai! Già parato! Vai! Ti brucio un peperone, eh! Dai! Allora, sto a rigore! È un quarto d'ora ci mettiamo! Vedi che vi ho ipnotizzati, ma un minimo, no? Non mi dire dove lo tiri, che tanto te lo prendo. Dico! Già parato. Cazzo c'è? Italiani. Tenente Raffaele Montini. Sergente Nicola Lorusso. Tenente Carmelo La Rosa. Comunque l'ho visto, eh. Non c'era rigore. No, cioè, cosa non immaginavo di trovarvi qua? Italiani. Allegri ragazzi. No, perché voi siete soldati italiani, soldati, no? Italiani. Siete leggero. Eppure io. No, adesso ho avuto una varia, il manacotto dell'olio. È una pizzeria, poi lo guardo. Sono andato a Creta. Allora, il nostro reparto è stato aggregato con gli inglesi. Con gli inglesi? Gli inglesi, mi hanno certi apparecchi. Inglesi e gli americani sono organizzatissimi. Che c'entra gli inglesi americani? Inglesi americani, ma vi siete arresi? Ma chi? Ma non sapete niente! Non sapete niente! C'è stato l'8 settembre! E che c'entra? Tutti gli anni c'è l'8 settembre. Anche il 9, il 10, c'è. Che è sto 8 settembre? Ma scusate, ma voi da quanto tempo che state qua?
Da giugno. Giugno? Giugno è di che anno? 41. 41? Giù, eh? 3 anni? Come 3 anni? Minchia, 3 anni che è stato qua! 3 anni! Allora, hai sentito? 3 anni che sta qua! No, pure lui sta qua, tutti insieme stiamo qua da 3 anni. Ah, tutti quasi? E siamo arrivati insieme. Ma non sapete niente, non sapete che so, una radio o qualcosa, no? Sì, ce l'avevamo. Allora vi devo dire tutto, vi devo spiegare tutto. Allora, Mussolini è caduto. Sì. L'Italia è divisa in due praticamente. A sud ci sono gli inglesi e gli americani. No. Al nord ci stanno i tedeschi con i fascisti. Si è formato il CLN. Che è sto CLN? Comitato di Liberazione Nazionale, i partigiani. C'è la guerra civile. Sì, tu puoi dire. Perché quelli che erano amici sono diventati nemici. E quelli che erano amici sono diventati amici. C'è un grande fermento, ci sono un sacco di possibilità, un sacco di cose da fare. Capito? Non possiamo starne fuori. Questa. Ci sono grossi ideali in gioco. Si possono fare anche un sacco di soldi. Ecco, fatto. L'abbiamo messo. E questo qui? Ma quante pezze c'ha questo aeroplano? Questo niente, non serve. Diciamo. Allora io segnalo la vostra presenza a comando, eh? Può essere che una nave o qualcosa, se il mare arriva. Chi lo sa? Forse, perché c'è fermento. C'è fermento, io. Poi, se tornate, venitemi a fare una bella improvvisata a Palermo. Sì, portate il signore, le mogli, chi volete, tutte quante, va. Mia, 3 anni, non ci posso pensare, 3 anni! E ci riporteranno a casa. E noi non ci vedremo più. Non so con quanti uomini sono stata. Non ricordo il viso di lassuno. Quando partirete? Non mi ricorderò. Neanche di te. Sì. Di me sì. Lo facciamo? Perché? Guarda che stai sbagliando tutto. Fatti i fatti tuoi, va.
Ma che culo che c'hai, Pope! Ma perché i dadi sono rotondi, ma voglio dire, non si può. Te lo sapevo. Tutte le volte, non mi abituerò mai. Sembra di bere sabbia, sembra. Devi lasciar depositare il fondo. Bisogna sapere aspettare. Sentire il profumo e aspettare, questo è il piacere che ti do. Ma cosa stai dicendo? Il caffè è un caffè, tu vai in un bar, la cosa più veloce, vuoi un caffè, lo pigli e te ne vai. E che cazzo? Aspetta, tu aspettare, cosa devi aspettare? Mine peso! Sei giù! Cosa è successo? Farina mi ha sparato! Come ti ha sparato? Era il mio turno! Lui si è chiuso dentro con la ragazza e non voleva farmi entrare! Io bussavo, sto buttando giù la porta! E lui mi ha sparato dalla finestra! Ma è matto? Mi sembra impossibile, ma che storia è questa qua? Tonio! Andate via tutti, anche quelli lì dietro, capito? Lasciateci in pace! Questo qua è fuori di cotè, no? E adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Vai a chiamare Raffaele, va? Io? Devo andarci io. E perché io? Se volete vado io. Cioè, devi andare a Luciano. Dai. Ti fa male, vero? No. È un po' male, ti farà, dai. Ah! Vedi che gli fa male, vai a chiamare, dai. Eh sì, ho capito. Vai, Garibaldi. Vai che quello spara. Tonino! Nicola, se fai un passo avanti io sparo! Sparo! Che paroloni! Ma vaffanculo, va, Nino! Guardate che impazzito! Ma è proprio scemo! Minchia, che paura! Vai, Raffaele! Porca miseria, Luciano! Fa vedere! Ma ti fa male? Insomma... Insomma, non è niente di grave, dai. No, è di striscio. Ma che cazzo gli ha preso? Vabbè, me lo chiedi. Si è chiuso dentro con Vassilisa, non fa pietra a nessuno. E perché? E non si sa. Dice che non vuole più rispettare i turni, non si sa. Prova a parlarci tu, dai. Nino! È venuto a trovarti Raffaele! Antonio! Ma cosa ti sei messo a fare? Nessuno deve più toccare Vassilisa. Questo vale anche per lei, tenente, d'accordo? Va bene, Antonio, ma Vassilisa è una ragazza che lavora. Voglio dire, si è presa a cuore un aspetto psicofisico di tutto... Cioè, sta portando avanti un discorso, ma una puttana, voglio dire. Ma fa la tua troia, va! Da oggi non lo è più! Io l'amo! Come? Io l'amo, tenente. L'amo. La ama. Vassilisa! Anche tu lo ami? Sì. Ragazzi, le cose cambiano adesso. Come si fa ad andare contro i sentimenti? Non si può? Tu che dici? Per i sentimenti mi stava facendo saltare un braccio, però. Vabbè, dai, ora non è una cosa gravissima. Vabbè, io ragazzi devo andare perché mi si secca il colore. Che vi devo dire? Auguri ai figli maschi, mi si secca il colore. Ciao, Fatti disinfettare. Questo ti si secca il colore. Questo ti si secca la ferita. Andiamo, va. Aia! Scusa.
Ora Vassilissa e Antonio sono marito e moglie. Bevete alla vostra unione. E poi tu, Antonio, rompi il bicchiere, così niente ostacolerà la vostra felicità. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda quando finivano le vacanze. Sai quando si andava a scuola, no? Finivano le vacanze e veniva a tornare a casa. Questa atmosfera mi ricorda quel momento lì. Chissà se è giusto, però. Il mondo sta cambiando e noi siamo qua. Non è questione di giusto o non giusto. È successo così. Destino puoi pilotare, puoi cercare di fare in modo che le cose vadano come vuoi tu, si può cambiare il destino. Non è mica così facile, a volte si obbedisce al destino, basta. Hai visto la stella? Hai diritto a un desiderio, sergente. Grazie.
Sai cosa vorrei? Che arrivasse una bella nave e mi portasse via. Non che qui stia male, eh? Però insomma, comincio a sentire il bisogno di una persona, di qualcuno, insomma. Di essere innamorato. Sergente, io... forse quella persona potrei essere io. Sergente, io mi sono innamorato di lei. Siamo sicuri che adesso sono amici? Le cose cambiano. Alien. Cosa ha detto che non ho sentito? Italiani. Neanche a te. Allora, quelli chi sono? Oh. Sono quelli che abitavano qui. Stanno tornando a casa. Take animals on the boat. Io e lui siamo insieme, insieme, e torniamo a casa insieme, in Italia. Vabbè, e se non sale sulla barca lui, non salgo nemmeno io. Mi metto qua fermo e non mi sposti. Te prova, te, spostami. Go. Ah, vedi che si ragiona. Dai, Garibaldi. Ciano, quattro roba porti via. Gente, cosa c'è? Cosa c'è? Allora non ci rivedremo mai più. L'altra volta questa storia qua. Ah, ci abbiamo ancora tutto il viaggio. Oh, ragazzi, avete visto Farina? No, perché? Ma che cazzo ne so, non lo trovo. Ti ricordo, cerco io. Nino! Che miseria, Luciano, quanta roba portare. Dov'è? Non lo so. Come non lo so? Dimmi dov'è, dai, ci lasciano qui. Ma non lo so. Vuoi? Cos'è? Cos'è? Cosa c'è? Che c'è? Come cosa c'è? Cos'è che vuoi che c'è? Andiamo, ci stanno aspettando. Salta fuori dalle olive e andiamo, dai. Io non vengo. Questa è la mia casa, io sono sposato. Rimango qui io. Come rimani qui? Questi qua non ci aspettano, sono inglesi. Sei sposato, ma questo matrimonio in Italia non vale. Muoviti, andiamo via. Per me vale, vale moltissimo. Moltissimo. Vabbè, allora porta anche lei, ma andiamo, non ci aspettano. Ma dove? Dove? Non ho casa, non ho lavoro, non ho niente, sono solo. Perché dovrei partire? No! Torino sta cambiando tutto.
C'è da rifare l'Italia, ricominciamo da zero. C'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Dai, andiamo, costruiremo un grande bel paese per viverci. Te lo prometto, ma dai, è anche il nostro dovere. Ma che dovere, Nicola? Lo hai detto anche tu. Ti ricordi? Si sono dimenticati di noi, ecco, io voglio dimenticarmi di loro. Rifare l'Italia, cambiare il mondo, io non ci credo, non sono capace, non so. Io rimango qui. In un barile di olive, su un'isola deserta. Questa sarebbe la tua dimensione. Cavolo, io mi sento vivo per la prima volta qua, lo capisci questo? Vassilissa vuole aprire un ristorante. Lei ha bisogno di me. Non te la prendere, sergente. Siamo amici, no? Attendente Antonio Farina, questa è diserzione, lo sai? Fame. Dai, uno. Ho detto che non ho fame. Oh! Dove è sparito Farina? Farina lo sapevo per tutti. Era scappato in montagna. Probabile. Magari c'ha ragione lui. Caffè. Tornando a costruire un grande paese. Vedrai. Tornerà a vivere anche lui. Vedrai. Dammi un'oliva, va. Signor Tenente. Antonio, mi dispiace tanto. Non ero neanche sicuro dell'indirizzo. Grazie. Grazie, signor Tenente. Sì.
qua. Sì, sì. Hai visto il ristorante? Sorpresa per te. Guarda un po' che è arrivato. Chi è? Signor tenente, che cazzo ci fai qua? Così bene in Italia. Non ci hanno lasciato cambiare niente. E allora. Allora gli ho detto. Avete vinto voi. Ma almeno non riuscirete a considerarmi vostro complice. Così gli ho detto. E sono venuto qui. Adesso cosa fai? Ti do una mano.